Vuoi sposarmi, Flor? Allora, che ne dici? Vuoi sposarti con me? Ma certo che vuole! Forza, ragazzo! Non vedi che visetto da fino a che morte non vi separi alla piccola? Greta, porta qualcosa da bere perché si sta per sposare l'altro mio tesoruccio! No, la smetta, mi dia almeno il tempo di rispondere. Cosa c'è, Flor? Che no, succede? Ariel, è che non puoi chiedermelo in questo modo. Dovevi farlo in privato, sono cose molto personali. Ma che c'è di male, Flor? Io ti amo, voglio che lo sappia tutto il mondo, certo, che mi voglio sposare con te. Ci mancano ancora tante cose da fare insieme. Ci manca camminare sotto la pioggia con la febbre a 40, vedere insieme i film, piangere insieme, assistere all'alba. Ci mancano un sacco di cose, non lo capisci? Flor, non volevo offenderti, io non intendevo... Invece l'hai fatto. Flor, dove vai? Flor! No, Florencia, la cosa qui! Ragazzi! Lasciami. Lasciami, per favore. Penso che l'ultima cosa che vuoi in questo momento è che io adesso ti lasci stare, vero, piccola? Ti prego, ci sono molte persone in casa. Tutti stanno mangiando, nessuno sa che siamo qui. Scusate, ti serve aiuto? Queste coincidenze così, smettila, Bobota, così casuali. Non potere proprio credere che alla fine scoprire che lei essere mio parente, il mondo è piccolo. Sì, io finisco sempre con il fazzoletto sporco e già usato da qualcun altro. Insomma, fidanzato di Bobota dovrebbe essere primo cugino di quarto o di quinto di... Più o meno, zia Greta, alla fine tutto resta in famiglia. Ma che caro che sei. Ein Moment. Non è che visto che lei venire da triste matrimonio, trascinare Bobota in brutta situazione, non pensa lei di poter rischiare di portare il nome dei Van Beethoven, glorioso cognome, nella melma? Mm-hmm. Comportandosi come adolescente, lascia focolare domestico e tutti in grande disperazione. Sì, zia, hai ragione. Mi sento molto male per questo, perché noi Beethoven non siamo così. Oh. Però... Io provo qualcosa per Beba e non posso evitarlo. Ah, sì? E madre sua, sapere di felicità sua con Beba? No, nein. E se per caso lo viene a sapere, mi uccide. Quindi, per favore, te lo chiedo. Il fatto è che volevo chiedere a Beba se mi dà un po' di tempo per poter sistemare la situazione. Ah, e no. Dopo... Adesso non cominciamo con la solita storia di quello sposato che si sta per separare. Ammettevi, portare le carte del divorzio e poi se ne può parlare. Ya! Yeah. E con il duplicato, anch'io volere vedere carta di divorzio qua. Va bene, sì. Va bene. Yeah. Nein, non fa bene, andare molto, molto male. Sì. E io a raccontare a madre sua quello che succede per colpa di sua infedeltà. No, a mamma no, yeah. Per favore. Io per non credo a te no. Raccontare, perché ora essere troppo, troppo tardi. Per favore, zia mia. Chiedermi di sposarlo in quel modo nel mezzo della cena è stato come se avesse chiesto davanti al freezer e agli altri di che colore sono le mie mutande, se sono verdi o marrone o farfallini. Ma che modi sono? Io non credo. Credevo che l'avresti presa così, ma che ti succede? Sono in riunione con le mie fatine, non posso darti retta. No, perdonami, Flor, io non volevo farti arrabbiare. Mi sembrava una bella idea, una cosa romantica. Romantica? Sì. Romantico è regalare cioccolatini, cogliere un fiore per me, farmi le coccole, ballare una canzone abbracciati. Questo è romantico, non chiedermi di sposarti in quel Calma, modo. Calma, va bene, hai ragione. Mi sono buttato come un disperato. Io sono un imbranato, perdonami, cerca di capirmi. Quello che provo per te è così forte. Io voglio amarti per sempre, Flor. Per questo ti ho fatto la proposta di matrimonio, perché mi sembrava la dichiarazione d'amore più bella che potessi farti, capisci? Certo, però io penso che a noi mancano ancora tantissime cose da fare insieme. E allora le faremo da sposati. Qual no, è il no, 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 perché da sposati dovrò cucirti i calzini, lavare i piatti, ah, stirare. No, signora, non se ne parla. No, 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 no. Io non fare. Ti voglio come una schiava. Le faccende le faremo insieme e nel tempo libero vivremo come se fossimo fidanzati, per sempre fidanzati. Flor, dai, amore mio, sposati con me. Sì. E io ci devo pensare. Va bene, Flora. È giusto che sia così. Io sarò in giardino, proprio accanto al tuo albero. Quando avrai la risposta, mi troverai là. Ti amo. Siete due traditori. Siete fatti l'uno per l'altra. Aspetta, non so che cosa hai visto, Pedro, ma non è quello che può... Chiudi la bocca! Shh. Sappiate che non finisce qua, è chiaro? Non vi libererete di me. Siete due persone orribili. Per favore, ascoltami, Pedro. No, ci penso io. No, aspetta. Per favore, devi andartene subito. Non devono vederti. Me ne occupo io.
Niente di grave, no? La piccola sembrava un po' arrabbiata, sì, sì, certo, Arian ha parlato bene, no? Ma tra i ragazzi non si sa mai, niente di grave. No, non è successo niente. Ripeto, proprio niente. È soltanto un piccolo screzio tra innamorati. Propongo un brindisi, eh? Ah, sì? Propongo un brindisi all'imminente matrimonio tra Ariel e Florence. No, 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 Malala, Mingo, per favore, signora. Se mi consentite, non facciamo un brindisi ad una risposta che Flor non ha ancora dato. Ha ragione, questo ragazzo ha ragione. E poi portagliella a brindare prima del tempo. Allora, per non lasciare pieno il bicchiere, intanto brindiamo al matrimonio di Delfina e Federico, ok? Alla salute. Cin, cin, cin. E voi quando vi sposate, Federico? Cosa dice? Sì, presto. Dove sarà Delfina, che ancora non torna? Delfina! Scusate un momento. Se vuole sapere dov'è Delfina, beh, glielo dico io. Sono qui, sono qui. E sta tranquillo, Pedro, che ti daremo tutto, come d'accordo. Proprio tutto? Tutto. E che non manchi niente? Ma di cosa parlate? Ma di cosa... Niente, stupidaggini. Siccome sa che sono la tua segretaria e che adesso mi occupo delle tue cose, mi ha chiesto, adesso non ridete, ferie più lunghe, un aumento di stipendio e tutte quelle pretese assurde che hanno gli impiegati. Mamma mia, che orrore. Tu stai tranquillo, mi occuperò io di questo, parlerò io con lui. No, no, lascia fare a me, prima o poi dovrò imparare a contrattare con questi sindacalisti ribelli. E i piccioncini? Ti ho già detto che non li voglio. Non voglio i soldi di Otto. Va bene, ma come te lo devo dire? Allora risolvilo tu, no? Va bene, ciao. Che succede? Con chi discutevi? Con Fernando, il mio legale. Ancora non sono riuscito a capire perché non vuoi l'eredità di Otto. Non capisco. Perché non voglio. Non voglio i soldi di Otto, per questo. E a parte questo, perché dovrei stare a giustificare tutto con te? Va bene. E per favore non intromettersi. Aspetta, fermati un momento. Ma che Come? Ti succede? Dai, così non risolverai niente. Calmati un poco. Ne posso parlare con Mattias. Lui è avvocato. Potrebbe aiutarti, no? Bene. Va bene. Grazie. Di niente. Scusami. No, povero Ariel, mi sta aspettando. Che cosa faccio? Sono così angosciata. Lui vorrebbe sposarmi ed è come ho sempre sognato, con le candeline, con i petali di rosa sul pavimento. Questo è proprio tutto ciò che volevo per me. Ma io so che non è il mio freezer, che non è il mio principe. D'altro canto, non potrò mai avere Federico per me. Gli do il diritto ad essere felice e anche di sposarmi, no? Accetto la proposta di Ariel. Volete rispondermi o no? È un'emergenza, per favore! Ah, fate così! Allora prendo una delle mie foglioline, la strofino un po' e voi dovrete rispondere a tutte le mie domande. Ma no, perché sprecare una fogliolina? Dovete aiutarmi lo stesso, perché la domanda è sempre la stessa. Forza, ditemi che faccio! Flor, è ora che tu trovi le tue risposte da sola. Ma perché? Ma perché mi scaricate così? Me la devo cavare sempre da sola? Perché fate le antipatiche? Ah, quanto mi dà fastidio. E poi quel poverino. Guardalo, è lì che mi aspetta. E tu? Che aspetti a fiorire? Non ti sei accorto che è già primavera? Ho rovinato tutto con Fede. Non ho fatto l'esame e mi rispedirà di nuovo a casa mia. Com'è a casa tua? Dove abiti? Smettila di impicciarti di tutto. Chiudi la bocca e cerca di non disturbare, Ramiro. Sì. Io vado a lavarmi i denti e vedrò di cercare una soluzione. Quando dovrai ripetere l'esame? Tra 2 giorni, perché? Sai, io posso aiutarti. Tu mi prendi in giro per darmi un altro bidone? No, no, grazie. No, oggi ho fatto una stupidaggine e me ne sono pentito. Io sono molto brava a scuola e potrei aiutarti. Sul serio? Certo. Beh, cominciamo subito, dai! Thomas, mi sta aiutando per l'esame. Questo ragazzo è un grande. Allora, hai deciso? No, sì, sì. Però, no, io devo continuare a pensarci perché ho un carnevale carioca nella testa. Flor, è molto semplice. Basta dire sì, lo voglio e si risolve subito. No, tutto. Non è così semplice. Io penso ancora a Federico, lo amo con tutto il cuore. Poi... non era così che eravamo rimasti. Avevamo detto che quando fossi stata meglio, allora ti avrei cercato, ma non è andata così. Sono stati i ragazzi che... Va bene, però non è una coincidenza, Flor. Sono venuti da me perché tu stavi male. Ascoltami, Flor.